Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A Cento, in via della Canapa 54. Aumenta la flotta dei mezzi a disposizione dell'Associazione di Volontari Voce. Sabato 21 dicembre consegnato il terzo mezzo per trasporto di persone in difficoltà di mobilità. Cento 31 dicembre 2019 di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Il progetto parte nel 2014 grazie ad un gruppo di volontari che hanno dato via all'associazione Voce, che è l'acronimo di Volontari Centesi, con il compito di aiutare persone con difficoltà di movimento e motorie. Nel 2015 c'è la collaborazione con PMC Italia, progetto mobilità gratuita, e la flotta aumenta di un secondo veicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili. E sabato 21/12/2019 arriva il terzo veicolo, come si vede dall'immagine, durante la benedizione di Monsignor Stefano Guizzardi della Collegiata di San Biagio e il taglio del nastro augurale. Presenti i responsabili dell'Associazione Voce, con il presidente Fabio Martelli e Matteo Sartorato, Steven Bracci, responsabile nazionale di PMC Italia, la cui collaborazione si consolida anno dopo anno, e l'assessore Maria Cristina Barbieri in rappresentanza del Comune di Cento e naturalmente i tanti volontari che si occupano da anni del progetto. Dopo la cerimonia del taglio del nastro, a cui hanno partecipato tutti con tanto entusiasmo, vedete il gruppone a fatica sta nell'obiettivo, e la benedizione, come dicevamo, impartita da Monsignor Stefano Guizzardi della Collegiata di San Biagio, la cerimonia si sposta in Sala Zarri, nel Palazzo del Governatore, per le premiazioni degli imprenditori che hanno aderito al progetto aiutando l'associazione. Hanno poi preso la parola per un saluto Fabio Martelli, presidente dell'Associazione Voce, che ha richiamato le fasi di crescita del gruppo e delle altre associazioni per accompagnare le persone in difficoltà motorie presso gli ospedali, con tutti i disagi che c'erano per non avere un mezzo attrezzato di nostra proprietà. Oggi, grazie alla PMG Italia, al Comune di Cento e a tutte le aziende e voi che avete aderito, queste persone anziane potranno ancora contare su questo mezzo attrezzato. Giusto per darvi un'idea dei volumi dei nostri servizi, posso dirvi che il mezzo che è stato appena riconsegnato alla PMG Italia ha percorso in 4 anni 72.000 km, soddisfando bene le 200 richieste di trasporto all'anno, che sommati i nostri servizi con le nostre altre macchine arrivano a circa 400 all'anno. La missione di Associazione Voce non è solo quella di agevolare gli spostamenti delle persone anziane, ma anche quella di ridurre i loro momenti di solitudine, ed è per questo che annualmente organizziamo una giornata di aggregazione sociale come quella che è stata trascorsa quest'anno alle Mudrie,
per la visita del santuario di Santa Clelia. Arriva poi il saluto dell'amministrazione comunale attraverso le parole dell'assessore Maria Cristina Barbieri. Le parole saranno poche perché tutto quello che c'è di importante da dire è già stato detto. Io aggiungo solo i saluti del comune, naturalmente del sindaco e la mia personale contentezza di essere qui, perché ogni tanto bisogna anche fare una cosa bella, cioè è bello poter inaugurare una cosa così importante. E quindi è per me un piacere, rimarrò qui per la consegna delle pergamene e ringrazio a nome della voce e anche a nome del comune tutti gli sponsor per cui è stato possibile realizzare questo importante progetto e la PMG. Volevo solo dire che alle aziende che hanno aderito al progetto sarà consegnato, oltre all'attestato, un piccolo dono natalizio, piccolo fra parentesi perché ha un grande valore sociale, in quanto è stato confezionato dalle ragazze e ragazzi della sala da tè gestita dall'associazione Oltretutto. Con loro e con altre associazioni stiamo collaborando ad un progetto improntato sul sostegno e l'inclusione sociale che ha come obiettivo quello di ridurre le solitudini involontarie. Quindi chiamerei qua Giorgia, Chiara e Federica che mi daranno una mano per la consegna dei doni. Chiude Steven Bracci di PMC Italia, che chiama a sé Matteo Sartorato per l'importante ruolo che ha avuto nel contatto con le aziende, indispensabili per la buona riuscita del progetto. Sì, buongiorno a tutti. Come è giusto che sia, anche noi dobbiamo fare un paio di ringraziamenti, vorrei Matteo qui con me. Allora, PMG Italia da diversi anni collabora appunto con La Voce, con il Comune in Cento per poter fornire questo importante servizio per la cittadinanza. La mission di PMG è proprio questa, quella di provare a migliorare la qualità della vita delle persone, e per fare questo il primo passo è quello di potersi muovere, perché purtroppo la difficoltà di mobilità è il primo motivo di non inclusione nella società. Quindi noi stiamo cercando di difendere le diversità, promuovere l'integrazione. Attraverso cosa? Attraverso questo progetto. Lo conoscete tutti perché siete stati già contattati da Matteo, però due parole è giusto dirle. Perché quello che vedete fuori, che è il motivo della festa di oggi, non è un semplice pezzo di ferro con quattro ruote, ma è l'inizio, anzi la continuità di un servizio molto importante. Perché il contributo degli imprenditori non è solamente quello di mettere su strada il mezzo, ma è quello di garantire la continuità di un servizio che per l'associazione non ha costi di gestione. E questo credo sia un qualcosa di eccezionale, perché comprare un pulmino e donarlo in tante realtà lo fanno e ci riescono, mantenerlo di assicurazione, bollo, cambi gomme, tutto quello che ci va dietro, quindi certo. Ovviamente è una grande difficoltà economica, perché avendo già altri mezzi sapete cosa vuol dire, non è così semplice. Ecco perché anche oggi abbiamo dimostrato che il rapporto pubblico e privato può dare qualcosa di importante per la società e migliorare la qualità appunto della vita delle persone. Concludo con dei ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio il Comune per aver appoggiato l'idea, patrocinato l'idea, perché senza questa referenza noi non potremmo muoverci, malgrado Matteo sia di qui e quindi si è magari già conosciuto, però non potrebbe muoversi per portare avanti un'iniziativa di questo genere. E grazie alle 650 amministrazioni comunali che PMG ha coinvolto nel progetto Mobilità Garantita, che sono stati consegnati più di 900 mezzi su tutto il territorio italiano. Quindi si sta parlando di un progetto che, quando ci siamo conosciuti magari all'inizio, aveva una portata, oggi sta dando dei risultati, si parla di milioni di interventi svolti su scala annua, su territorio nazionale. E ringraziamo la Voce, perché se noi ci abbiamo messo l'idea e il Comune ci ha appoggiato, l'associazione è quella che ci mette il volontariato, e io quindi ringrazio, chiederei un bel applauso per i volontari. La forza lavoro, il pulmino da solo non si muove. Senza il cuore e la disponibilità che ci mettono le persone che tutti i giorni dedicano il loro tempo agli altri, devo dire che in Italia si muoverebbero pochissimi disabili, purtroppo. L'altro ringraziamento io lo voglio fare a Matteo, perché da tanti anni collabora con me, io lo conosco e so che lui ha sposato la mission di PMG a pieno, cioè per lui non è un semplice lavoro quello di andare a raccogliere sponsor, ma quello che sta facendo è molto di più.
Oggi io credo che abbia un orgoglio in più perché l'ho fatto nel comune di casa, quindi poi vorrei che il ringraziamento agli imprenditori lo facesse lui, però vi posso dire che oggi andare per attività non è facile, a chiedere adesioni, a chiedere soldi, e i no sono tanti, purtroppo, sia che sia nel comune di casa che, non, che sia in un comune a 200 km, e sono no che a volte fanno male, perché sembrano quasi dei no personali, perché noi non andiamo a vendere un prodotto, penso l'abbiate capito, ma a coinvolgere persone in un progetto che ha qualcosa di più alto. E se Matteo è riuscito anche oggi a portare a casa un risultato così importante in un momento storico, economico, non semplice, perché diciamocela tutta, non è più... non tira più l'aria di una volta, è perché lui ha veramente a cuore il progetto e forse ancora di più per la sua città. Quindi un bel applauso e grazie anche a te. Tenuto. A me non piace parlare per niente, però anche un po' emozionato perché giustamente penso di casa mia, quindi ci tenevo tanto. E ci tengo, diciamo, particolarmente a vedere i ragazzi comunque felici, contenti, che possono tutti i giorni far conto di una risorsa così importante come, come il cucino. Poi il ringraziamento personale sarà il periodo anche natalizio, quindi l'inaugurazione è venuta in un momento proprio bellissimo, perché è un regalo sicuramente per la comunità. Vi chiedo di portarvi questo orgoglio, questa soddisfazione vostra personale, perché siete stati voi a poter rendere reale tutto questo. Quindi vi auguro di poter condividere con le vostre famiglie in queste festività l'orgoglio e la soddisfazione di aver fatto qualcosa di veramente molto concreto e molto bello per tante persone che sono sicuramente meno fortunate di noi. Quindi il mio grazie a voi. Grazie. Chiudiamo il nostro video servizio a cura di Marco Raboni per TC100 Web TV con alcune immagini delle premiazioni a cui hanno partecipato i ragazzi della Sardat Solidale, che hanno poi confezionato anche alcuni premi consegnati insieme agli attestati, agli imprenditori, e che in altre iniziative collaborano con l'associazione Voce. Noi amici vi salutiamo qui e vi diamo appuntamento ai prossimi servizi con l'informazione di TC100 Web TV. Ciao ciao! Thank you.